Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, Gmod, mod del mod Murder, una specie di derivato del... come si chiama? Intanto salutiamo Jack. Non lo so, di Trouble in a Terrorist Town, comunque Trouble in a sia Terrorist Town. The Awakening Games. E vabbè, sono praticamente il tizio con la pistola che deve scoprire l'assassino, ma come faccio a sapere chi è l'assassino? Allora, ti spiego come funziona questo gioco. È un po' una costola, una versione light, più user-friendly, Sì. del Trouble in Terrorist Town, ovvero questa mod, Murder, che è una delle più gettonate al momento, insieme a Slender, sta piacendo da morire. Cosa bisogna fare? Siamo un gruppo di persone e nel mezzo al gruppo di persone ci sono uno o più assassini, ovviamente. Più siamo a giocare, più assassini ci sono. Partiamo tutti come sopravvissuti, non sappiamo chi è l'assassino, perché come vedete in basso a sinistra c'è scritto Bystander. Quindi io in questo momento Sì. sono una persona che deve sopravvivere. Allora, i bystander si dividono con persone normali che devono investigare e non hanno armi da fuoco e qualche fortunato del gruppo, come in questo caso il nostro Jack, che ha una pistola. Possedere una Ok. pistola ti identifica come bystander perché l'assassino usa soltanto il pugnale, l'assassino non può avere armi da fuoco. Però con questo gioco segue comunque delle regole. Se un assassino uccide un altro assassino, perdono punti squadra, ovviamente, si ammazzano fra di loro, anche fra di loro devono capire chi è l'assassino, chi sono gli assassini e riconoscersi. Chi ha la pistola deve capire chi sono gli assassini, ucciderli. E se lui, ad esempio, ora sparasse a me per fare un po' di ghosting, che non sono un assassino, te l'ho detta. Se Sierra ora, Jack, sparasse a me, perderebbe la pistola. Cioè, se lui ammazza un innocente, la pistola gli Ah, viene ok. buttata per terra e la Ma possono. mancano un po' di persone. Sono a giro. Sono a giro Adesso per sì. la. Assassino, spara lì! Spara Ce lì! la faccio, ce la faccio. No, cazzo, la pistola! La pistola! La pistola! Ha ucciso anche me. Avete visto? Ah! M'aveva bloccato, che L'assassino può bastardo. usare soltanto il coltello, quindi se perdete la pistola tranquilli non ve la può rubare. Però, e se oltretutto un bystander uccide un altro bystander, perde la pistola e non la può più prendere. Gli viene proprio tolta, però gli altri bystander la possono prendere. È La un. pistola. C'è la pistola? Ok, Sì. non dirmi se sei l'assassino, non mi dire niente. Ora, ovviamente, ragazzi, la potenzialità vera del gioco dove si vede come Trouble in Terrorist Town? Giocando così tutti zitti. Perde il 50%. Immaginate di essere su un server con 10 persone che conoscete, tutti su TS. Oh no, no, buono, non sono io a doverci giustificare. Tipo Lupus in tabula. Non so se ci avete mai giocato al Lupus. E è un gioco di ruolo, tra virgolette, di interpretazione. Dovete capire, no, non sono io, non l'hai visto che t'ho difeso prima e tutto. Ed è bello perché ricorda un po' Lupus, effettivamente. Ora, noi tutti messi così, con l'assassino che non può agire perché se agisce, attacca qualcuno, si scopre. E qui inizia il vero gioco. Tendo, come ti chiami ora? Charlie? Io, Charlie. Anch'io sono Oh, Charlie. Che l'ho so? visto. Attaccalo! Cazzo. L'hai ucciso? Grande! Ma sono due, occhio! Ah sì? Boia. Anch'io mi chiamo Charlie, siamo due Charlie, tutti e due. Sono due, Quindi chissà chi è il Charlie. secondo. Ora Ma queste ma. è un solo colpo comunque. No, 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 più di uno. Secondo me è Hotel. Ho paura di Hotel perché mi continua a seguire male. Hotel? Mi fa paura Hotel. Ora, queste mappe di Counter Strike rendono poco, ragazzi. Oh. Hotel, stai fermo. Le mappe vere e proprie del gioco sono ambientate in castelli, tipo proprio un No, andate giallo, via. no? No, Attento! era È un Hotel. hotel! Che merda. Ha vinto. Ah no, 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 si è vinto noi, l'hanno ucciso Hotel. Meno Bella, lo sapevo, mi seguiva un po' troppo male. male. Comunque, le si può dire un pochino cosa si vorrebbe fare noi con questa gym mod? Vuoi spiegarlo? In che senso si potrebbe fare? No, cosa si vorrebbe fare? Che secondo noi è un titolo molto interessante e ci piacerebbe Ah, appunto. Gmod, ah beh sì, allora noi sicuramente, cioè, tra l'altro io la Magnum Pro, oh anche io la Magnum, bella, comunque sia. Allora, Gmod è un titolo fantastico, allora noi vorremmo portare in Italia questo titolo, perché comunque quasi nessuno lo porta in Italia. E niente, principalmente questo, perché comunque nessun altro youtuber lo porta in Italia. Ci piacerebbe magari essere i primi a portare in Italia questo genere di giochi. Ecco, comunque, cioè, vabbè, sì, altri youtuber magari ne hanno parlato. Però noi non, cioè, non ci giocheremo in modo così poco approfondito come hanno fatto tutti gli altri. A Esattamente, me piacerebbe infatti. Esatto, portarlo in modo molto approfondito sul mio canale, perlomeno. sì, anche sul mio è lo stesso, perché comunque Gmod è uno dei titoli più gettonati sempre nelle vendite, perché comunque costa poco, è alla portata di tutti, e ha 2 miliardi di mod proprio aperte, nel senso source, che fanno i giocatori stessi.
E ogni mese ci sono dei contenuti nuovi e non vi chiedono mai un euro. Voi comprate la bot, quindi è la genialata. Però nessuno l'ha mai usato come titolo mainstream. Ora mainstream vanno molto Ghost, vanno molto Battlefield, sì, esatto. PvP. L'hanno io fatto. Io capisco, c'è la gente che ci segue. Perché anche loro vogliono capire. Molti youtuber ci hanno giocato, ci hanno fatto delle partite, però proprio gli vorremmo rendere onore a questo gioco, cioè renderlo proprio un titolo di punta che sia molto gettonato su YouTube, come proprio al punto come cercare Ghost, cercare anche Gmod, perché io sinceramente quando cerco Gmod Murder Rage Quit quando cerco Gmod gameplay ita su YouTube non trovo niente, cioè devi sempre andare a vedere partite fatte da giocatori stranieri, inglesi per la maggior parte, esatto. Americani. Quindi riuscirlo a portare con le potenzialità che c'ha in Italia e tutto, secondo me potrebbe essere veramente, veramente una figata. Allora, oh, la pistola bomba la dà mai, non posso sparare io. Ah, hands. Non ho coltelli, non ho niente. Niente? Anche te sei uguale a me. Sei uno che deve capire. Allora, quella è la pistola. Io sono Victor. E sei? Colore? Rosa. Te? Laccio di merda, proprio. Cioè, sì, viola. Viola, come ti chiami? Cioè, non viola, un rosa, no, un pinky. Ma come ti chiami? Un pork pinky. India. Ah, India, eccoti qui. Io sono questa qui. Se tiri fuori il coltello mi... occhio, Occhio, occhio. Questo con la pistola è sempre da seguire perché è chiaramente uno dei nostri. Mi piace India. Sembra un po', ragazzi... Vai via, India! Via. Questo gioco qui sembra un po' un Cluedo, no? Una cosa del genere, bisogna capire chi è stato, con che arma, è bello. È una versione molto più leggera del Trouble in Terrorist Town che richiede veramente... Cioè, le partite del Trouble in Terrorist Town durano anche mezz'ora, questo è più veloce, mettiamola così, è più, sì, più immediato. Sì, comunque che è molto sì, più veloce. Meno completo rispetto a quell'altro, non più bello, sì. Però più veloce. Già. Diamo un po' di... Oddio. No, comunque l'idea è questa, di portare tanti video di questo gioco, perché comunque è un gioco che merita tantissimo, Gmod. Infatti, esattamente. Cioè, fantastico. Esatto. Oh, Victor, sei tu Victor? No, non sono io, ma siamo più di uno, perché poi i nomi sono... Chi? No, chi sei? Oh, ho visto uno col piede di porco, laggiù. Oh, cazzo! Cioè, oh, col piede di porco, cioè... No, il coltello! Sparateli, cazzo, che cazzo aspettate? Oh, meno male, l'hanno ucciso. Cioè, questo non era tanto furbo, l'assassino che gira col coltello in mano. Oh, si è vinto, io grande bystander, vai, sì. Io non ho ancora fatto niente, ho solo girato per ora. Sì, vabbè, io ho sparato uno e basta. Sono morto una ventina di volte, per dire. Ok. La cosa bella è quando ti rendi conto con una partita di prima che con la pistola c'era uno o due che mi seguiva, gli ho sparato e invece era uno dei nostri. Beh, quello è brutto, perché comunque la pistola ha un colpo solo alla volta. Spara. Cazzo, ho preso nel culo, cazzo. Tu come ti chiami? Tango. Tango, io sono X-Ray. X-Rage quit. Cazzo! Oddio, chi è sto? Ah, c'è uno col coltello qua, dai cazzo, ammazzatelo, Tango. Sei tu, Tango? No, sono io! Mi sono fatto scappare come un pollo. Vabbè, anche il mio compare, il mio socio è un po' duro. Oddio, c'è un'altra con la pistola, col coltello. Ci siamo, quando ti fai sgamare è finita. Oh, sì, dai che ci si fa. Guardate, cazzo. Dai che ci si fa. Non ti fa, no. November, no. Dai, vai su, cazzo, vai su. No, sì! Sì, cazzo, ora se non prendete la pistola l'avete nel culo, l'avete. No, l'ha presa la pistola. Oddio, sparagli. E chi spara? Se non c'avete armi. Sparagli. L'hai cannato ancora. Ma chi spari, cazzo, una volta per tutte. Occhio, ti fa ammazzare. Occhio, ce l'hai dietro, scemo, ma che assassino sei? Oddio. E poi parlo io, no, che sono stato ucciso subito. Ma che sei? Sei una merda. No. Era ora, Cristo. Che palle. La pistola, nessuno che riusciva a prenderlo, Cristo. Senti la che urla. Vabbè, dai, vabbè. Vabbè, questa è andata così. Direi di fare un altro round, poi si... Ma sì, l'ultimo round, dai. Vai, l'ultimo round, vediamo un po' chi vincerà. Che back. Ce la siamo giocata malissimo. Io sono Alfa. Io Lima.
Lima, vediamo dove sei. Dimmi dove sei. Allora, che colore sei? Io viola, tipo. Io blu. Allora, blu intenso. Torna indietro. Eh? Fermati, forse sei questo. C'è Tango? No, Alfa. Dove sei? Sei verso A, stai andando verso A. Sono c'è te, questo, November, no? Zulu, Tango, c'ho accanto. Kilo? No, c'è Kilo qua, ma non c'è no. Alfa. Tango, Echo. No, ho paura perché se il Murder si rivela, dopo cosa succede? Se si rivela, ricordati il nome e devi convincere gli altri che lui è l'assassino. E poi che altro c'è poi? Non li vedo, non li aspetto. Tango, Novembre, Kilo. Se si rivela, te devi convincere la gente. Quebec, Victor. Ma dove sei? Io sono dietro Tango. Arrivo. Dietro Tango? Quebec, Victor. Cosa ti ho visto? Stai fermo. No, no, non sono io. No, Novembre, Quebec. Non so dove sei, davvero. Novembre. Sto Echo. Girando. Aspetta, forse ora arrivo. Victor, siamo qui dove ci sono tutti. Arrivo lì anch'io. Eccomi. Lima, Alfa. Eccoti qua. L'assassino? Non si è ancora rivelato. Oh! Aiuto! 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 Spara di cazzo! Ecco perché mi cercavi, Sparategli! Uccidetelo! Ma che cazzo di mira c'avete? Ma che cazzo? Anche vabbè, anche te non scherzi, con la mira. Anche te non scherzi con la mira, caro Jack. No! No! Ah, ora siamo vinto noi. Come best ender sweet? Perché? Abbiamo vinto noi che te sei ancora vivo? Ne ho ucciso uno però. Oh, madonna mia, ecco perché mi cercava. Tu vuoi avere un bel infarto però, Sì, sì, non me l'aspettavo mai, non vale così. Che bellezza, Sì, davvero, cazzo. Vabbè, dai, possiamo chiudere anche qua perché sennò il video diventa troppo lungo. Sì, sì, chiudiamolo qui, speriamo che il gameplay vi sia piaciuto. Vedremo di farlo più avanti con altri giocatori italiani, così tutti su TS si fa risate assurde, sì, esatto. Cioè, questo giocato sì, così sì. In due a... oh, cazzo, si è già rivelato oddio, l'assassino. Già, aiuto. Oddio, via. Aiuto, aiuto, siamo dietro. Sei Kilo, te? Sei Kilo? Kilo. Ecco. Io sono Papa, merda. Ecco, ucciso. Ah, perché il pugnale lo può anche tirare, l'assassino, quindi... Va bene, sono morto, ragazzi, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Al solito, come dico, fatevela prendere vinto, bene. Ho vinto. Hai vinto? Sì. Ah, eri assassino? Eh? Eri un'altra volta assassino? No, ero bystander. Ah. Solo che il murder aveva regiuquitato. Vabbè, dai. La chiudiamo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale mio e di Corridan. E alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.